Sogno astrale. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Filosofo tedesco, considerato uno dei maggiori pensatori del XIX secolo e dell'epoca moderna. In Saggio sulla visione degli spiriti, dice: «Il sonno magnetico è soltanto un'intensificazione di quello naturale, o se si vuole, una potenza più elevata dello stesso, e cioè un sonno infinitamente più profondo». Commento. Forse il sonno magnetico di cui parla Schopenhauer è il sonno astrale e non semplicemente psichico di cui parlano alcuni maestri. Nel sonno astrale si possono fare sogni astrali, durante i quali si sperimentano episodi di chiaroveggenza e di precognizione.